Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale. Qualcuno di voi mi ha chiesto se gli facevo vedere cosa avevo nella mia dispensa, cosa c'è nella dispensa, cosa tengo. Allora ho pensato di farmi un po' vedere tutti i reparti, perché non ho solo questo, poi c'ho quello là sopra. Vi faccio un po' vedere le cosine, i posti dove ho le cose che tengo come dispensa. E adesso giro il telefono perché così se ne fa possibile e a dopo. Eccoci qua ragazzi, iniziamo a aprire questo. Ecco qua. Qua ve lo faccio vedere da lontano. Questa è la mia piccola dispensa perché non è che ci sia. Oh, guardate un po' quante farfalline che ci sono attaccate. Adesso lo cambio di nuovo ed è tutto chiuso. Io non lo so da dove escono, da dove arrivano, dove vanno queste schifezze. Vabbè, allora iniziamo. Una di polpa. Di questa qua della Carrefour, che io mi trovo benissimo. Poi i pelati, sempre della Carrefour, due confezioni dei peperoni in agrodolce, che li avevo presi perché dicevo, se faccio l'insalata di riso che non ho niente da mettere, metto quelli. Invece ho sempre avuto cose da mettere. Poi della farina, che l'ho messa anche così, fatta su così, con la speranza che non ci, boh, non lo so da dove arrivano queste farfalle. Poi del riso di Roma. Poi qui sopra abbiamo delle lenticchie che non sono scadute, vediamo un po', se no le butto. 21 settembre 2021, c'è ancora tempo. Cicche, cicche come se non ci fosse un domani. Cicche, cicche. Tre confezioni di cicche. Tutte le volte ne compro un pacchetto, vabbè. Poi della stecca di liquirizia che l'avevo presa una volta, ce l'ho sempre lì. Poi dei pinoli che li avevo presi per fare i pesto, me ne sono rimasti. Poi la confezione dei molinetti che mi avete visto che ho comprato. Aspettate. Una marmellata che mi ha dato una signora dove vado a lavorare, che è buonissima. È di pera, la fa lei, è troppo buona, non vedo l'ora di papparmela uno di questi giorni. Poi due confezioni di pisellini, quelli fini fini, che io li uso anche questi nell'insalata di riso. Del pane grattugiato, adesso rimettiamo sui biscotti, bello ordine. Poi una frisella e mezza, perché di solito io ne mangio una e mezza di queste. Queste sono quelle un po' più grandine, vedete? Sì, ecco, io ne mangio una e mezza di queste. Poi qui questo che fa schifo. Quanto mai ho dato retta a quella lì che diceva che era buono. Allora, del tonno, io ne tengo sempre un sacco di confezioni, ma stavolta ne ho preso anche tanto perché era veramente in super super offerta. Queste sono quelle tazze che il Mati usa per farsi quando si fa il caffè latte. Poi qui dietro c'ho questo qua che è troppo buono, sono quegli aceti di mele, questo è con zenzero e lime. A me piacciono un sacco queste qua. Queste invece me l'avevano regalata, mai usato, aceto balsamico. E questo è un altro sempre aceto balsamico di Modena. Poi ho qua del miele perché mi era servito per un dolce. Avevo fatto un dolce che serviva al miele, non mi ricordo più quale. Non me lo ricordo più quale. Questa è statruvia, schifezza, non so neanche come la potrò utilizzare, rimarrà lì in eterno finché non scade. Vabbè, qua di nuovo a posto. Poi ci sono i miei biscotti, le primizie che sto facendo adesso per colazione. E queste sono le famose tortine piccoline del Mati. Poi qua sotto nei cestini ci sono rimaste due patate, dell'aglio che io, vedete, vado a dividere così. Io sono tutta super super organizzata. Limoni, qua di solito vado a mettere quando ho tante patate, ma adesso non ne ho. E poi qua le cipolle, lo scalogno e basta. Qua sotto invece sono cose della casa, vedete, una pentola, niente di che. Poi vi faccio vedere anche qua dentro. Allora, qua dentro tengo. Allora, zucchero bianco, zucchero di canna, vedete? Poi qua dentro c'è l'origano, vedete? Qua dentro, aspettate, questo è altro zucchero che non mi stava tutto dentro lì, adesso lo posso anche mettere. Non mi stava dentro tutto lì, l'ho messo in questo qua piccolo per non lasciare in giro il sacchetto aperto. Sale fine,
sale grosso e questo qua è il caffè. Poi dietro ci sono due caffettiere. Qua poi c'è la cannella, sono le tisane, mela e cannella, la zuccheriera, sale, pepe, arance e cannella. Sono sempre quelle che mi avevano dato su in farmacia. Poi qua dentro c'è ancora cose. Allora, vedete, questa è sempre un'altra dispensina. Allora, anche qua vedete che ce n'è qualcuna. E qui sono tutti barattoli, ragazze. Allora, spaghetti, poi zucchero a velo, amido di mais e fecola di patate. Vedete, io le tengo tutte sistemate le cose perché devo far veloce. Profumini ce li metto anche qua dentro io. Allora, poi qua c'ho cacao dolce, fecola di patate. Questi sono i legumotti, se ve li ricordate, mi sono rimasti ancora questi, della pastina stelline, che io la stramo. Poi qua dietro ho il couscous, non so se scrive così, riso nero, fa schifo. Questo è il contenitore che uso per il riso, lo lascio sempre lì. Poi qui dietro c'ho il brioschi, che potrò anche buttarlo via perché ormai io non l'avevo preso una volta perché mi bruciava sempre lo stomaco, poi ho smesso di mangiare schifezze e il brucio di stomaco se n'è andato. Poi sapete con cosa mi viene tanto brucio di stomaco a me? Con la pasta sfoglia. Da quando non mangio più cose con la pasta sfoglia mi è passato, e questo me lo toglieva un po' il bruciore. Poi bicarbonato, che ce l'ho sempre io, la confezione del bicarbonato. Allora, voi vedete questa, però poi io compro quello del Carrefour e lo vado ad aggiungere qua dentro nella sua scatola. E qua poi c'è la farina, ecco, magari questa che non era chiusa tanto bene, boh, non lo so. Comunque vabbè, dai, abbastanza ordinata, ve l'ho aperta al momento, Poi sto pensando dove ho ancora roba. Ah, qua sotto, che tengo ancora cosine. Ah, vedete? Allora, qui ci sono la scorta dei biscottini del gatto, i suoi croccantini, i suoi biscottini aperti, e qua tengo le ciotoline, ma questa è vuota, l'ha lasciata vuota al Mati. Allora, qua c'è l'olio per friggere, l'olio normale, io ne tengo sempre due bottiglie, vedete? Una intera e una iniziata, e l'aceto la stessa cosa, una intera e una iniziata, sempre. Già quando abitavo da sola io devo sempre avere la sicurezza. Questa invece la tengo perché quando faccio friggere, dipende da cosa faccio friggere, se l'olio lo vedo che è ancora bello, io lo filtro, lo passo bene con questo qua piccolino, vedete, ve lo faccio vedere, questo qua piccolo lo passo con questo, così rimane ancora bello e lo posso utilizzare ancora una volta, perché sennò mi dispiace proprio buttarlo via per aver magari fatto soltanto due patate fritte. Poi altri posti dove ho roba? Ah, qua nei cassetti, vabbè, qua ho i rotoli per, allora, alluminio, pellicola, questa è quella per il microonde. Poi qui c'ho il dado, lo zafferano, vedete qua non manca mai dado, zafferano. Qui invece ho tutte le cosine per i dolci, adesso vi faccio vedere. Allora, vedete il gel, la gelatina, l'ammoniaca per dolci, agente lievitante, coloranti, anche questi sono dei coloranti. Qua dentro poi c'è il lievito, quello per pizza, quello per dolci, un po' tutte queste cosine qua. Qua ci sono tutti gli aromi vari, vedete, quello per colorare, sai, verde, rosso e vari colori. Questo me l'avevano dato da usare per mettere sulla carne, poi lo proverò a usare. E basta, a me mi sembra di avervi fatto vedere tutte le mie cose. Qua non c'è più niente, basta, vi ho fatto vedere tutto. Ragazze belle, dopo aver visto anche la mia dispensa, ve la faccio di nuovo vedere aperta. Vi auguro una bella serata. E voi, le vostre dispense sono così? Anche voi siete tutte fissate così precisine che dovete avere tutto in ordine? Vi mando un bacione. Ciao!